Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Figlio Ortopedico 65, come alle mie spalle, e della pagina Facebook Aquila Scoop. Un saluto a tutti voi e grazie, soprattutto grazie, per seguire i miei video. Di cosa andiamo a parlare oggi? Oggi chiaramente andiamo a parlare dell'intervista che ha fatto l'ex modella, ancora oggi una bellissima donna, Samantha Degrenè, in cui praticamente butta una bomba su Hilary Blasi. Dice: quel flirt, quella storia d'amore con Totti in Sardegna, siamo stati in Sardegna insieme quando lui stava già con Hilary Totti, dove Totti rischiò di morire in mare. Chiaramente ricordiamo un po' di cose di Samantha Degrenè, magari qualcuno di voi la sa, non la conosce, eccetera, ma vi posso garantire che ancora oggi, a 53 anni, è una bellissima donna. Quindi lei ha fatto un calendario sexy in cui riuscì a vendere più di 2 milioni di copie, quindi per Maxim, nel 2002. Ha fatto l'Isola dei Famosi nel 2017, quella presentata da Alessia Marcuzzi, in cui era presente anche Rocco Siffredi. Ha fatto Il Grande Fratello Vippo 5 nel 2020 e tra le case di moda per cui ha sfilato per tanti anni abbiamo Versace, Valentino, Gucci, Dolce e Gabbana e tanti brand americani. Fra i suoi amori, a questo punto dobbiamo dire che ci sono stati Francesco Totti, quando già stava con Hilary Blasi, Alessandro Benetton, il cantante Neck e il calciatore del Milan Francesco Coco, diventato poi il compagno di Manuela Arcuri. Quando praticamente Manuela Arcuri venne a inaugurare la statua che gli fecero da qui a Porto Cesareo, a pochissimi chilometri da casa mia, lei venne con, su un gommone enorme, venne con Francesco Coco, quindi all'epoca stava già con Francesco Coco. Ma vediamo che cosa dice in questa intervista Samantha Degrenè. Un'intervista, attenti ragazzi, io il virgolettato l'ho messo apposta per non commettere errori. Praticamente lei parla di 21 anni fa, quindi erano i primi tempi in cui Francesco Totti stava insieme a Hilary Blasi e aveva da poco finito la storia con Maria Mazza. Se voi non conoscete Maria Mazza e guardate avanti un altro, Maria Mazza è la dottoressa che spesso è presente nel programma di Paolo Bonolis. Allora, dice questo Samantha Degrenè: sono stati momenti bellissimi, ma la storia non si è mai trasformata in un vero amore. Lui era già impegnato da poco tempo con Hilary Blasi. È una storia che nessuno di noi ha mai confermato, sino ad oggi io. Anche se all'epoca finimmo su tutti i giornali di gossip, soprattutto quelli di Fabrizio Corona. Allora, a questo punto che cosa dobbiamo dire? Che non è più pazzo Fabrizio Corona, perché se Fabrizio Corona ha sempre detto che Francesco Totti ha tradito Hilary Blasi sia dagli albori del loro rapporto, quindi a questo punto dobbiamo dargli ragione. È vero che è folle, che dice stronzate, eccetera, ma a questo punto è vero, perché non è la prima. Prima è stata Flavia Vento, adesso è stata Samantha Degrenè, chissà quante ne usciranno altre. Tra l'altro, nel primo processo Hilary Blasi è stata asfaltata dal tribunale, perché chiaramente il tribunale ha dato ragione a Totti in quanto gli ha dimezzato l'assegno di mantenimento da 12.500 euro a 6.250 euro e gli ha dato la possibilità di vendere, quindi, la grande villa che hanno all'Euro per 18 milioni di euro, dove oggi vive Hilary Blasi. Continua Samantha Degrenè: conobbi Totti una sera al Circo Massimo a un concerto di Antonello Venditti. Aveva appena finito la storia con Maria Mazza, abbiamo detto già, la dottoressa di Avanti un altro. Era una sera magica con luci, candele e musica. Qualche settimana dopo ci siamo scambiati i numeri di telefono, eccetera. Qualche settimana dopo ci trovammo in Sardegna. Lui era solo, però si sapeva già che stava con Hilary Blasi,
che lei aveva, non dimentichiamo, veniva dal programma di Gerry Scotti, Passa Parola, dove anche c'era Silvia Toffanin, poi compagna, come tutti sapete, di Per Silvio Berlusconi. Quindi, e una mattina, quindi si trovarono in Sardegna, e una mattina andammo a fare una scorribanda in mare con la moto d'acqua. Guidavo io quando un'onda anomala praticamente sbalzò dalla moto, quindi Francesco Totti. Il mare era molto mosso, quindi stavamo molto a largo e Francesco Totti stava annegando. Ricordo che appena mi accorsi che avevo perso Totti da sopra la moto, fui presa dal panico. Quindi, e restai paralizzata dalla paura. Quando mi resi conto della situazione, cominciai a chiamare a gran voce i soccorsi, che subito arrivarono sul posto, quindi, e salvarono Francesco Totti da morte sicura, perché se lo stavano portando dentro le onde. Tutto, grazie a Dio, finì bene. Sono stati, ripeti ancora, sono stati momenti bellissimi trascorsi insieme, ma la storia non si è mai trasformata in vero amore. Aggiunge, sarebbe potuto accadere qualora io avessi insistito, ma lo vedevo troppo preso da Ilary Blasi. Totti è un ragazzo buonissimo e non se l'è mai tirata. Era una persona normale, come lo è anche oggi. Io ero però troppo amico della sua ex Maria Mazza, come ho detto, la dottoressa di Avanti un altro, eccetera. Non conoscevo però Ilary Blasi, non avevo conosciuto Ilary Blasi perché era molto giovane. Ricordiamo che Samantha Del Re ha 53 anni, Ilary Blasi è dell'81, quindi deve compiere 43 anni, sono 10 anni di differenza. Quindi all'epoca Samantha De Grenet era molto più grande di Ilary Blasi. Quindi non volevo finire schiacciata dallo stereotipo velina io, calciatore famoso lui. Ne avevo già avuto uno ed era Francesco Coco, poi diventato di Emanuele Arcuri e di alcune altre. O invece, volevo dire, e la storia finisce qui. La storia praticamente che lui... che lei racconta il succo della sua storia, questa poi parla dei suoi gli altri grandi amori che poi andremo nel dettaglio a vedere chi sono, appunto sono Alessandro Benetton, uno dei più ricchi di Italia, appunto NEC, e il calciatore Francesco Coco. Adesso che cosa succede? Succede che se sino ad oggi, voglio dire, il tribunale ha dato piena, sempre piena fiducia e ragione a Totti, mi viene da ridere perché qui ne esce uno al giorno, basta stare un po' più attenti sui social, sui blog, eccetera, basta attenzione e se ne trovano di tutti i colori, Quindi praticamente Ilary Blasi è stata asfaltata, ha perso la prima udienza del mese di febbraio perché a favore di Francesco Totti è andato a testimoniare Cristiano Iovino, che ha detto: io sono stato amante di Ilary Blasi quando stavano insieme Ilary Blasi e Francesco Totti. Adesso che sono state chiamate, chiaramente verranno a testimoniare a questo punto sia Flavia Vento, che ha detto di aver avuto una storia con Francesco Totti quando stava con Ilary Blasi, addirittura quando Ilary Blasi era incinta di Cristian, e Samantha De Grenet quando avevano iniziato la loro storia. Quindi non so se questo vale per quanto riguarda il matrimonio o meno, comunque è stata una sua amante, diciamolo chiaro, è stata una sua amante. Adesso che succede? Adesso succede che, tra l'altro, Ilary Blasi, chiedendo pubblicamente scusa, ha chiamato a testimoniare in tribunale a suo favore Fabrizio Corona. Ricordiamo nella famosa edizione dell'Isola dei Famosi, quando praticamente si confrontarono dentro lo studio fra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, e tra l'altro per la cosa di Totti e di Ilary Blasi, Fabrizio Corona prese 2 anni di carcere. E quindi però adesso hanno fatto pace, pubblicamente ha chiesto scusa e l'ha chiamato a testimoniare contro Francesco Totti in tribunale.
Ma Samantha Degrenè continua la sua intervista, visto che l'abbiamo fatta tutta, finiamola a questo punto. E ti dice: ho avuto invece una grande storia d'amore con Alessandro Benetton, ma purtroppo anche lui era impegnato da poco tempo. Questa arriva sempre poco poco in ritardo, sempre poco poco in ritardo, non arriva mai in anticipo, sempre in ritardo. Anche lei e anche lui si era impegnato con la campionessa di sci del mondo e olimpica, molto forte, dobbiamo dire, Deborah Compagnoni. Ho avuto anche una storia con il cantante Neck, era bellissimo, lui, immaginate lei, ma mi si filava poco. Ci siamo conosciuti che eravamo giovani, anche lui si era impegnato, era impegnato dal punto di vista sentimentale con quella che poi è diventata sua moglie, ma comunque resta sempre uno dei miei cantanti preferiti, quindi ci vogliamo bene, siamo rimasti amici, eccetera. Abbiamo detto, quindi quello lo ripeto casomai per non dimenticare, che Samantha Degrenè ha 53 anni, adesso tra l'altro combatte anche un cancro, adesso sta combattendo un cancro, si è accorta per caso, quindi stando sotto la doccia, lei racconta in un'altra intervista, mentre si massaggiava il seno si è accorta di un nodulo, è andata subito a farsi vedere dall'oncologo e l'oncologo gli ha diagnosticato un tumore maligno al seno, che lei adesso non so se si metterà sotto la chemio, sotto la radio, non lo so. Certo è una brutta carta da pelare per Samantha Degrenè, la bellissima donna, abbiamo visto nel calendario sexy del 2002 con Maxi, quindi fatto in un setting tropicale, 2 milioni di copie vendute, l'Isola dei Famosi, eccetera, il Grande Fratello VIP e le sfilate, abbiamo detto, di moda con i più grandi brand al mondo. Quindi, amici miei, questa era la storia di oggi, credo di, a volte, ripeto, alla fine del video, quello che ho detto all'inizio, perché molti magari non sentono l'inizio e quindi poi magari si trovano alla fine, è meglio sempre ripetuta iuvant, si dice, no? Ripetita, ripetuta iuvant, non lo so in latino, ma una cosa del genere. Ecco, diciamo che così, prendiamola sotto questo aspetto. Se vi è piaciuto il video, amici miei, come sempre, un bel segui per quanto riguarda i social, e iscrivetevi al canale YouTube Figlio Podico 65, mi raccomando il like e la campanellina per avere il video sempre pronto, io lo faccio ogni giorno, Natale, Pasqua, Capodanno, ogni giorno Figlio Podico 65, Aquila Scoop è un progetto serio che va, voglio dire, in onda ogni giorno. E vi ricordo anche la pagina Facebook Aquila Scoop, dove stiamo diventando davvero in tanti, come anche negli altri social, TikTok, X, Facebook, Instagram e così via. Chi più, chi meno, cerca di seguire per quello che è possibile Figlio Podico 65. Siamo in tantissimi, quindi sceglierne uno, so che è molto difficile, però io ci credo in quello che sto facendo, ci crediamo, perché non sono solo e quindi sono solamente la faccia, sono solamente quello che parla, ma c'è tanta gente che mi dà una mano, altrimenti non ce la farei ogni giorno ad andare in onda se non fossi accompagnato da amici che mi vogliono bene. Allora, amici miei, come sempre vi ricordo: più siamo meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima.